E abbiamo subito una telefonata con il direttore sportivo e generale della Salernitana, Angelo Fabiani. Direttore, buonasera. Eccoci qua, buonasera, ciao Sergio. Io ti ho chiamato volutamente perché in questi 2 giorni abbiamo sentito tante cose. Naturalmente non ci fidiamo di quello che abbiamo letto e sentito. Vogliamo sentire da te com'è la situazione della Salernitana in questo momento. Il fatto di risultati non andiamo tanto bene, quindi adesso non ci possiamo lamentare, dai. Poi se c'hai una domanda ben precisa posso rispondere, per La dire in domanda generale. precisa è vero che Lotito ha attaccato l'allenatore sul modulo? Come spesso accade nelle interviste, si fanno delle considerazioni, ma questo non necessariamente significa attaccare l'allenatore o chi che sia. Si fanno delle considerazioni, perché è giusto che sia, poi ci mancherebbe altro che lui che ne è, diciamo, il proprietario al 50%, non possa fare delle considerazioni. Ancora più compiutamente, qualche giorno fa ho rilasciato io invece un'intervista a un emittente locale, facendo un'analisi molto più profonda, ma anche qui non si voleva minimamente delegittimare l'allenatore o chi che sia, ma richiamare un po' tutti, quindi compreso il sottoscritto, a dare un qualcosa in più. Perché? Perché evidentemente ci siamo resi conto che in queste 3 partite, pur potendo racimolare qualche punto in più, questo non è stato fatto. E allora non ci si deve cullare sugli errori, non ci si deve cullare se c'è, come si dice, l'applauso del pubblico. Bisogna invece intensificare ulteriormente le energie per iniziare a muovere la classifica in termini consistenti, ma non mi sembra che si debba mettere in discussione questo o quello, anche perché poi chi mi conosce, chi conosce questa proprietà, sa perfettamente che prima agisce e poi parla, no? Quindi quello che si è detto e si è scritto e si è letto, lascia il tempo che trova. No, Sergio, non è che lascia il tempo che trova. Noi abbiamo incontrato 3 squadre, il Venezia, la Ternana e il Cagliari, 3 formazioni, per l'amor del cielo, tutto rispetto per queste 3 formazioni, comunque alla portata della Salernitana, dove dovevamo fare oggettivamente un qualcosa in più, questo non è stato fatto, e allora chi ha il dovere di sovrintendere l'intera attività evidentemente ha esternato, nel caso di specie il sottoscritto, un malcontento nel richiamare un po' tutti, ma tutti, dico tutti, a dare un qualcosa in più rispetto a quello che è stato dato. Sabato arriva il Pescara con un allenatore traballante, ma è il solo che traballa? Ma Sergio, torno a ripetere che tu mi conosci bene e ci conosci bene, sai perfettamente che quando dobbiamo prendere una decisione, non abbiamo dei tempi, la prendiamo tutto. Nel caso di specie, Bollini, se è questo che vuoi sapere, allo stato attuale, gode della fiducia della società e dell'intero ambiente, per cui non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. Ma questo però non significa che Bollini o i calciatori si debbano sentire, come dire, si debbano adagiare, no? Su anche, diciamo, buone prestazioni, tra virgolette, no? Perché noi non ci accontentiamo, la squadra, secondo noi, è una squadra che non è stratosferica o mega galattica, però è altrettanto vero che ha in organico dei giocatori importanti, per cui poi al nome deve seguire anche il risultato. Tutto rispetto, ripeto, per la Ternana, è una squadra composta prevalentemente da calciatori che vengono dalla Serie C, vogliosi, grintosi, ci hanno messo in difficoltà, e allora noi dobbiamo tirare fuori la grinta, come si dice, la cazzim, per avere la meglio in campo. Senza questo concetto si fa fatica, perché insomma, poi con i nomi non è che si va tanto lontani se non si attuano certe prerogative in campo.
Ecco Angelo, se, la tua favorita, il campionato di Serie B chi è? Parte la Salernitana naturalmente, facciamo un po' le pillole al campionato. Vabbè, la Retro CS credo che abbiano una marcia in più, il Frosinone credo che sia un'ottima squadra, ma insomma ce ne sono molte, ma fra questi io metterei anche la Salernitana che per organico sicuramente è una squadra che può tranquillamente ambire al risultato dei playoff, sempre che ci si svegli un attimino, questa è fuori discussione. Grazie Angelo, c'è il collega Antonio Elia e voleva porti una domanda. Direttore, buonasera, buonasera Antonio Elia. Le volevo chiedere, io ho detto già prima che secondo me Bollini non si tocca, anzi ha fatto bene e farà bene, ma secondo lei questa Salernitana ha anche nomi importanti che stanno in panchina e che probabilmente possono essere molto utili alla causa Granata? Basta guardare la distinta anche di domenica per capire chi c'è stato in panchina. In panchina avevamo gente come Rodriguez, come Schiavi, come Alessandro, come insomma, mi sembra che la squadra sia, come dire, abbondantemente coperta in tutti i ruoli e di domenica in domenica qualcuno deve accomodarsi in panchina. Mancava ad esempio Rosina, no? E per cui, ripeto, gli uomini ci sono, bisogna far sì che insomma si inizi a macinare qualche risultato. Angelo, grazie. Voglio ricordarti che De Cesare De Cropoli sta facendo un grande lavoro come allenatore e che in studio abbiamo due promesse del calcio campano, 2,98, uno gioca a Gravino e Ferraioli, un altro gioca a Ercolano che è a Senna Rekik. Tu sappiamo benissimo, hai occhio su tutti i giovani promettenti, però De Cesare sta facendo molto bene ad Agropoli, eh. No, sono contento perché De Cesare viene dal settore della Salernitana, faccio il tifo per lui e per l'Agropoli, perché è una immediata risalita del campionato dilettanti. Grazie Angelo, buon lavoro. Grazie a voi. Buonasera. Ciao, ciao. Grazie dunque al direttore generale della Salernitana, Angelo Fabiani, che passando ha detto una notizia che spesso e volentieri non la diciamo, cioè quella che riguarda la Salernitana favorita, ha detto. Mi ha detto, ti ho sottolineato Sergio che ha giocatori importanti seduti in panchina, poi questo Rosina che secondo me va rivalutato perché Rosina è un patrimonio per la Salernitana. Per questo gli dicevo, Rodriguez, Schiavi seduti in panchina, insomma è una squadra che può dire la sua. Magari Lotito proprio questo voleva lanciare il messaggio, probabilmente come ho spiegato prima. Lotito vuole un qualcosa in più, vuole quella grinta, come diceva il direttore, la Gazzimma, perché la squadra c'è e può fare bene.